Mi interessa giurisprudenza, sono andata all'incontro e niente, hanno detto delle cose molto interessanti. Dobbiamo andare a sentire per infermieristica e logopedia, che è una cosa che ci interessa molto. Cosa hai visto finora? Scienze ambientali, però dopo vado a vedere giurisprudenza. Beni culturali. E ti è piaciuto finora? Un sacco. No, io non ho ancora idea di dove andare all'università e almeno così mi oriento un attimo su quello che potrò fare. Due giornate, oggi e domani, organizzate dalla Fondazione Flaminia per far scoprire agli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori l'offerta formativa del campus universitario Ravennate. È questo l'obiettivo delle giornate dell'orientamento universitario Scegli Ravenna per il tuo futuro, che anche quest'anno stanno riscuotendo un grande successo con oltre 1800 partecipanti, in parte provenienti anche da fuori provincia. Io personalmente sono ancora molto indeciso e una giornata come questa secondo me è veramente importante per farsi un'idea per qualsiasi insomma attività che si vorrà svolgere in futuro. Ho un'idea molto vaga, diciamo, però penso che sceglierò molto probabilmente giurisprudenza perché dà grandi opportunità e molti sbocchi. Cosa ti è piaciuto di beni culturali? Cioè hanno spiegato alla fine tutti i laboratori che ci sono, quindi non si tratta solo di fare lezione ma anche pratica, è quello che mi è piaciuto e mi hanno quasi convinta, però adesso devo decidere. Da Forlì a Ravenna per questa giornata di orientamento universitario, finora cosa hai visto o cosa vuoi seguire? Siamo andati al corso di enologia, molto interessante, perché comunque noi siamo del liceo scientifico, quindi sulle biotecnologie abbiamo lavorato, un terreno molto interessante. E dopo, se riusciamo, andiamo a fare anche beni culturali per variare un po', anche quello ti sembra una lezione interessante, quindi sicuramente non mancheremo. Perché è importante una giornata di orientamento universitario come quella di oggi e di domani? È importante perché secondo me di orientamento si parla molto poco ancora nelle scuole, quindi ci ritroviamo già ad aprile-maggio che non sappiamo ancora perfettamente dove andare, quindi sicuramente è un lavoro molto importante. Io scienze ambientali, però non mi è piaciuto. Stanno studiando fisica, chimica, biologia, quelle cose lì, alla fine cioè, risulta anche difficile. È fattibile, ma è difficile, non abbiamo le basi. Quindi queste giornate di orientamento servono anche proprio per questo, per capire poi oltre a quello che uno magari immagina possa essere il suo futuro universitario, quello che realmente poi ha senso. Sì, anche perché io in realtà non volevo farla all'università, però è giusto avere un'idea perché non si sa mai. Quindi. Perché potrebbe essere, diciamo, più vantaggioso frequentare l'università Ravenna piuttosto che in una grande città? Allora, noi abbiamo assistito all'incontro di giurisprudenza adesso e ci hanno spiegato che praticamente all'Università di Bologna, essendoci molti più iscritti, anche 200-300, è più difficile seguire le lezioni, mentre a Ravenna magari con un numero intorno ai 50-60 iscritti è più facile stare attenti. Poi ci hanno spiegato anche che comunque si può aumentare il rapporto con gli altri studenti e anche con i professori, quindi diciamo che essendo più piccola è tutto più... più facile. Due giornate dedicate all'orientamento universitario, perché sono importanti e come sono strutturate? Allora, la 12ª edizione, questa Fondazione Flaminia crede molto e punta molto da tanti anni sull'orientamento, sono due giornate in cui vengono presentate tutta l'offerta formativa del campus Ravennate, ci sono i professori, gli studenti e anche i tutor, quindi i ragazzi delle scuole superiori possono proprio fare domande dirette e chiedere veramente informazione per il loro futuro. Noi come fondazione, dicevo, abbiamo puntato molto e da anni offriamo pullman gratuiti per ragazzi che vengono dalle scuole superiori fuori provincia e anche quest'anno abbiamo avuto una grande richiesta da città come Forlì, Cesena, Rimini, Imola, Ferrara e poi ho avuto iscrizioni anche da Ancona e Pesaro e quindi siamo molto soddisfatti. Un campus come quello Ravennate concretamente che vantaggi offre uno studente? Ma sicuramente fare l'università in una cittadina come Ravenna, innanzitutto che è molto più a misura d'uomo rispetto ai grandi numeri di Bologna, dà la possibilità a un ragazzo di non trovarsi in mezzo, diciamo, al frastuono della vita di una metropoli e anche i servizi sono tutti vicini a misura d'uomo e poi c'è l'opportunità di avere un contatto diretto con il docente che conosce i suoi ragazzi e che li segue in tutto il loro percorso. E dal nostro punto di vista, diciamo, l'offerta didattica è a nostro avviso di
qualità molto alta. Noi abbiamo, dal punto di vista della soddisfazione degli studenti, dei livelli molto elevati. Prossimo anno accademico il corso di laurea magistrale di giurisprudenza offrirà davvero qualcosa in più rispetto ad altri corsi analoghi italiani, perché il prossimo anno avrà avvio un nuovo corso di studi che offrirà la base istituzionale giuridica per affrontare a parità di condizioni con i loro colleghi di altri atenei le professioni forensi, le attività tradizionali. Però poi ci siamo orientati per un corso di studi che approfondisce determinati focus, determinate tematiche, in particolare quelle della sicurezza dell'ambiente nel contesto del diritto. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.